La invitiamo a collaborare con noi per una città migliore. E questo è il messaggio che questa mattina si sono ritrovati gli aretini, studenti, pendolari, cittadini e semplici automobilisti sul parabrezza della propria vettura. Alla vigilia dell'avvio dei divieti di sosta nell'area del Pionta, ecco che i viali si svuotano pian piano. Un lunedì decisamente molto meno affollato del solito, quello che questa mattina ha visto il parco cittadino. Quotidianamente sono sempre molto numerose le auto e i veicoli in sosta all'interno dell'area. Vuoi per la vicinanza al centro della città e alla stazione, vuoi per l'ampiezza, il parco del Pionta troppo spesso si trasformava in un vero e proprio parcheggio. L'amministrazione comunale, in accordo con la ASL 8 e l'Università degli Studi di Siena, ha deciso di dire stop a questa sosta selvaggia e riportare il Pionta alla sua funzione ufficiale, ovvero quella di parco cittadino. Inutile dire che le polemiche sono all'ordine del giorno. La sempre più scarsa presenza di aree di sosta non a pagamento infatti preoccupa gli aretini che proprio in questo weekend si sono ampiamente espressi sui social network con parole molto dure. Inoltre, ad indispettire ancora di più gli automobilisti, c'è lo stato di degrado in cui versa l'intero parco. Non solo auto in sosta dove capita, ma rifiuti, immondizia varia e siringhe come funghi. A detta proprio dei quasi ex utenti di questa zona, sono questi i veri problemi per i quali l'emergenza è davvero elevata.